Ok, rimango nella mia postazione del video scorso per parlarvi di un libro che mi è piaciuto a livelli esponenziali. Si tratta di La voce nascosta delle pietre di Chiara Parenti, edito da Garzanti, che ringrazio tantissimo per avermi inviato il libro. Per quanto riguarda il genere, si tratta di narrativa italiana, moderna e contemporanea. Questo libro è stato pubblicato nel 2017. Per quanto riguarda il prezzo, cartaceo lo potete trovare a 16,90€ oppure in vari siti con sconti vari, e per ebook 9,99€. Si compone di 384 pagine e vi leggo la trama, come al solito. Luna era una bambina quando il nonno le ha insegnato che l'agata infonde coraggio, l'acqua marina dona gioia e la giada comunica pace e saggezza. Ma ora che ha quasi 30 anni, lei non crede più che le pietre possano aiutare le persone, non riesce più a sentire la loro voce. Sono solo sassolini colorati che vende nel negozio di famiglia, perché il suo cuore porta ancora i segni di una delusione. Molti anni prima si è fidata di Leonardo, che attraverso le pietre le parlava di sentimenti, ma una notte lui l'ha abbandonata senza una spiegazione, senza una parola. E da allora il mondo di Luna è crollato. Fino ad adesso, fino al ritorno di Leonardo nella sua vita. È lì per darle tutte le risposte che non le ha mai dato. Risposte però che Luna non vuole più ascoltare. Ma suo nonno è accanto a lei per ricordarle come trovare conforto. Le pietre conoscono la strada, basta avere il coraggio di seguirle. Questo libro, ragazzi, lo volevo leggere da una vita, nel senso da quando è uscito, in realtà. Anzi, addirittura prima che uscisse, avendo magari letto in giro le anteprime, eccetera, ho sempre pensato, devo prendermi questo libro. E quindi ringrazio ancora tantissimo la Garzanti che mi ha dato la possibilità di leggerlo, perché è stata veramente una bella scoperta. La copertina di questo libro mi piace tantissimo. Mi piace pensare che la ragazza in copertina sia Luna, con quei suoi capelli tanto amati da Leo, con il ciondolo sul collo, e soprattutto quando ho visto la pietra di Luna al dito, ho apprezzato tantissimo questo particolare che hanno pensato di aggiungere, perché Luna per tutto il libro, per tutto il racconto, porta quell'anello, e quindi ho apprezzato ancora di più che si siano ricordati di metterlo nella copertina. Insomma, è stata la prima cosa che ho guardato, c'è l'anello, e poi mi piace comunque un po' lo sfondo tipo sfocato, con colori un po' smorzati, che c'è dietro. Il titolo è perfetto, in tutto il libro emerge il potere delle pietre, non solo il potere di alcune pietre in particolare, che ne so, di infondere coraggio, di infondere tranquillità, serenità, gioia, di, non lo so, buttarsi nell'avventura, non solo questo potere, ma proprio il potere di parlare alla gente, di arrivare alla gente, che sia Luna, che sia Leo, Pietro, Britta, tutte le persone, i personaggi che incontriamo in questo libro sentono la voce nascosta delle pietre, e quindi il titolo veramente è bellissimo, perfetto per il libro, per il racconto. La trama va bene, mi piace, anche se secondo me sembra che le pietre vengano messe un po' in secondo piano rispetto che quello che emerge è la storia d'amore tra Luna e Leo. Sì e no, nel senso che comunque è vero che nel tutto il libro c'è la storia, ok, tra Luna e Leo, la storia d'amore, c'è la storia di amicizia prima, l'amore dopo, la delusione, l'amore ritrovato, è assolutamente vero tutto questo, però comunque le vere protagoniste sono le pietre, sono il potere di queste pietre, la voce di queste pietre che arriva al cuore della gente, per cui forse la trama, non lo so, l'avrei fatto forse in modo un po' diverso, ma non è insomma fatta male, assolutamente. Forse sono sempre stata affascinata da questo libro, perché le pietre mi piacciono tanto, e ci credo veramente nel loro potere. Non voglio dire che le pietre facciano miracoli, che risolvano tutti i mali del mondo o quant'altro, però secondo me comunque qualche potere... potere, prendete sempre comunque potere tra virgolette, ok? Però il potere di infondere un po' di tranquillità, di infondere il coraggio, di infondere la serenità, forse aiutano, ecco, aiutano.
E mi sono sempre piaciute sia esteticamente sia appunto per il significato che si portano dietro. Quindi forse anche questo mi ha spinto a leggere il libro. Non sono circondata da pietre nella mia vita semplicemente perché costicchiano, costano un po', però mi piacerebbe avere ancora di più, adesso che ho letto il libro, qualche pietra con me. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che ogni capitolo, il titolo di ogni capitolo corrisponde al nome di una pietra e sotto c'è il significato della pietra e poi il capitolo stesso si evolve, ok, prendendo in considerazione il significato della pietra. Non so se questa frase abbia un senso, nel senso, se abbiamo adesso non mi ricordo i nomi delle pietre con il significato, ma se abbiamo la pietra X che infonde coraggio, in tutto il libro il tema, in tutto il capitolo il tema che emerge è quello del coraggio. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo, anche leggere proprio il nome della pietra e il significato, che non mi ricorderò mai ovviamente, però mi è piaciuto veramente tanto. Mi sarebbe piaciuto, però capisco che in un libro di narrativa non è fattibile, se ci fosse stata anche un'immagine a colori piccolina di fianco. La voce narrante per tutto il libro è quella di Luna, che ci fa immergere nella sua vita presente, nella sua vita passata. Nel passato iniziamo da quando era bambina, poi arriviamo all'adolescenza e poi alla vita diciamo adulta di adesso. E ogni capitolo appunto è intervallato da presente, passato, e anche questo mi è piaciuto molto, anche perché tutti noi volevamo capire cos'è successo con Leo e cos'è successo a Luna, perché non solo il rapporto con Leo è cambiato, ma proprio il suo rapporto con le pietre. Da un lato una bambina che crede tantissimo nel significato delle pietre, che crede, che le sente, ok, che le percepisce, che percepisce il loro potere, una bambina che crede a tutte le storie di avventura che il nonno le racconta, a un'adulta che non crede più a nulla, che pensa che quelle pietre siano solo dei sassolini colorati, e questo fa star male, perché comunque Luna da piccola ci trasmette così tanto amore per le pietre, così tanta passione, che ritrovarci la Luna adulta arrabbiata col mondo, arrabbiata con le pietre, senza più desideri, senza più passioni, ci fa star male, mi ha fatto star male perlomeno. E volevo capire perché tutta questa cosa, tutto questo malessere, tutta questa rabbia, tutto questo rancore. Perché alla fine non si tratta di una semplice storia d'amore tra Luna e Leo, si tratta proprio di una storia d'amore tra Luna e le pietre. Perché nel momento in cui tra Luna e Leo le cose hanno cominciato ad andare male, le cose poi hanno cominciato ad andare male con Luna e le pietre. E quindi la storia d'amore tra Luna e Leo, che ne so, è in parallelo, si evolve in parallelo con la storia d'amore di Luna con le pietre. Ed è stata una bella cosa. E quindi è una storia d'amore appunto che va al di là dell'amore tra due persone. Ho adorato alla pazzia il nonno di Luna, Pietro, perché è il gigante buono, gentile, cordiale, amorevole che penso tutti noi vorremmo avere al nostro fianco. Per Luna e per Leo Pietro è stato il padre che loro non hanno mai avuto. A me è piaciuto tanto probabilmente perché mi ha ricordato una persona a cui voglio tanto bene, ed è stato bello ricordare questa persona finché leggevo il libro. Quindi questo libro mi è piaciuto tantissimo. Sia perché c'è la storia d'amore tra Luna e Leo, sia perché c'è la storia d'amore tra Luna e le pietre, sia perché le pietre mi piacciono molto, mi attirano un sacco, sia perché questo libro mi ha portato alla mente dei ricordi di questa persona, e niente ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto, mi ha fatto piangere tanto anche finché scrivevo la recensione sul mio blog, le lacrime sono scese copiosamente.
ed è stato veramente un libro che mi ha trasmesso molto. Altre cose che non ho scritto nel blog: alla fine del libro troviamo il libro delle pietre, o l'agenda delle pietre, non mi ricordo, di nonno Pietro, in cui praticamente ritroviamo tutte le pietre in ordine alfabetico, che comunque con il loro significato, che comunque sono le stesse pietre che erano scritte come titolo dei capitoli. E c'è anche una piccola intervista con Chiara. Volevo fare anche questo appunto sull'autrice, su Chiara Parenti, perché quando ho terminato il libro non lo so, è una cosa che non faccio mai, le ho mandato un messaggio su Facebook perché siamo amiche, cioè, ragazzi, un'autrice che accetta l'amicizia su Facebook è quando capita una cosa del genere, veramente. E ho pensato bene di mandarle un messaggio su Facebook ringraziandola per aver scritto questo libro, augurandole di scrivere ancora libri che emozionano così le persone, e mi ha pure risposto. E la volevo ringraziare sia per aver scritto il libro ancora una volta, sia per avermi risposto su Facebook, che non me l'aspettavo minimamente. Il mio intento non era nemmeno quello di ricevere una risposta, era semplicemente quello di ringraziarla veramente, perché questo libro mi ha dato tanto. E quindi ringrazio ancora una volta Chiara per aver scritto il libro, per avermi risposto su Facebook, che è una cosa che io non penso che gli scrittori in genere rispondano ai fan. È stata una bella cosa, è come se la mettesse, è come, gliel'ho detto, me la sento amica, sento come se fosse mia amica, e per come si è comportata ancora di più. È stato un bel gesto quella di rispondere, quindi grazie Chiara. E niente, direi di finire qua questa recensione. No, un cacchio, scusate, non finisco qua la recensione perché devo dare i voti. Specifico che ho dato voto alla copertina, il voto alla... al titolo, il voto al racconto di 5 su 5. Quindi il voto finale di questo libro è 5 su 5, il top dei top, il massimo. E vi chiedo, se, come al solito, se avete letto questo libro, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Se vi è piaciuta la recensione, fatemi sapere, o se non vi è piaciuta, insomma, fatemi sapere i vostri pareri, che come sempre sapete, adoro leggerli. E se non avete letto il libro, pensate di leggerlo, vi ho convinti a leggerlo, spero di sì. E niente, spero di leggere le vostre risposte il prima possibile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!